Allora, la partita ha due momenti, anzi tre momenti. I primi 30 minuti, i secondi 9 minuti e 53 e gli ultimi 7 secondi. Allora, il primo momento dei primi tre quarti, penso che abbiamo fatto forse la miglior partita della stagione e sono estremamente contento di averla fatta in gara 1 in semifinale, perché significa che il lavoro che è stato fatto e i miglioramenti che hanno fatto i ragazzi sono stati importanti e quindi posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi. E poi c'è il secondo momento che è dall'inizio del quarto quarto a 7 secondi dalla fine della partita, dove onestamente per poca malizia, per poca furbizia, per scarsa capacità di leggere proprio il momento della partita, abbiamo permesso a Verona di fare 28-15 di parziale e ovviamente questo qua condiziona poi quello che è tutto il resto, il risultato finale. E su questa cosa qui, onestamente, siamo stati abbastanza polli e fessacchiotti nella gestione proprio di quei minuti, no, di 9 minuti e 53 secondi. Gli ultimi 7 secondi, onestamente, mi sembra una roba talmente incredibile che non si possa vedere un fallo così clamoroso. Poi dobbiamo far canestro, non è detto che li facciamo, però voglio dire, a 7 secondi dalla fine con la palla in mano a un giocatore non si può non vedere, per cui dispiace, perché una bella partita di entrambe le squadre, noi per un lungo periodo siamo stati in vantaggio per 34 minuti e 28 secondi, ovviamente Verona perché ha fatto un eccellente quarto quarto e quindi comunque ha creato dei problemi. Ecco, dispiace che i miei 7 secondi siano così, figli di un errore. Capita, io dico sempre ai miei ragazzi che ci sono delle cose che noi possiamo controllare, delle cose che noi non possiamo controllare, e questa cosa qua non l'abbiamo potuta controllare, e quindi niente, ci mettiamo un velo, passiamo oltre. Diciamo che la prima volta che siamo venuti a Verona abbiamo fatto una passeggiata turistica, la seconda volta abbiamo fatto una partita per tre quarti, speriamo che in gara 2 riusciamo a fare una partita per quattro quarti, che non significa che necessariamente vinceremo, ma che però faremo un ulteriore step e poi andremo tutti insieme a Pistoia. Sì, diciamo che tra quel quarto quarto, tra i loro canestri facili in contropiede, che ovviamente hanno dato grande fiducia e ha dato un po' più di feeling, noi dovevamo essere un po' più bravi a spezzare un po' la partita. Poi sappiamo che per la nostra difesa e per le nostre caratteristiche tecniche, Candussi può essere un fattore positivo per Verona. Siamo stati bravi per tre quarti, lui è stato bravo a farsi trovare pronto in quel frangente lì. Chiaro che quell'aspetto tecnico è un aspetto su cui dobbiamo provare a trovare un rimedio più credibile di quanto sia stato quella della partita di oggi. No, sono stati bravi, diciamo che la nostra caratteristica è sempre stata questa. Dispiace averla persa perché nell'ultimo quarto di solito siamo un pochino più bravi a stringere ancora un pochino di più le maglie, usando termini calcistici. Ecco, invece sto giro qui ci siamo un pochino persi.
quando dico ci siamo, ovviamente metto in mezzo anche a me, oltre ovviamente ai ragazzi. Però ripeto, la serie, siamo a gara 1, per 35 minuti siamo stati in vantaggio, la partita, la serie secondo me è estremamente aperta. Ecco, speriamo di fare martedì l'ultimo, un altro passettino in avanti per poi così, per poi tenere la serie il più lungo possibile. Ecco, poi c'è proprio il candidato, no? Che ogni partita non è mai uguale all'altra, il playoff, poi perché è resettato, perché è successo nella fase d'orologio, quindi proverate proprio questo, di non aver avuto quella solidità nell'ultimo quarto, quando vi eravate arrampicati su 13 e poi Verona ha fatto un break, tra l'altro marchiato dal break di 13 del Carlucci, e sono entrati in partita abbastanza in fretta, diciamo. Sì, sì, no, ma noi avevamo zero falli nei primi, dopo sette minuti, per cui è ovvio che lì dobbiamo essere più bravi anche sul loro pick and roll di Candussi, magari a fermare la palla prima, fare un fallo sul pick and roll, così fanno la rimessa, oppure banalmente in contropiede provare a rallentare il loro contropiede con dei falli ovviamente regolari. Sono pecche che oggi ci sono costate la partita. Però voglio dire, siccome fortunatamente siamo in una serie, siamo ahimè 1-0 per loro, però abbiamo margine di crescita, quindi speriamo di essere lucidi e più bravi già da gara 2.